L'arte non è un gioco, nonostante ciò mi diverto molto. Sono le parole di Marco Sperindio, artista 24enne pesarese, diplomato in tecniche audiovisive e multimediali nel 2019 e prossimo al diploma di secondo livello all'Accademia di Belle Arti di Urbino, che ha inaugurato mercoledì scorso la sua mostra a Palazzo Bracci Pagani dal titolo Vertigine Solare. 11 le opere accomunate da un'energia unica, creata dalla sua passione per la pittura con un filo conduttore, la natura sacra e spirituale dei suoi soggetti. Marco, che cosa significa vertigine solare? È il senso profondo di questo percorso, che come una vertigine che scuote il tuo animo, può essere inizialmente un po' destabilizzante, però per appunto, essendo una vertigine solare, e nel momento in cui scegli di intraprendere questo viaggio sarà inevitabile raggiungere il sole, dunque la luce e l'oro, che sono tutti simboli del divino e appunto di Dio. E proprio alle sue spalle vediamo un simbolo di oro. In questo caso l'oro simboleggia la croce, che è un simbolo per appunto universale che io tratto. Io sono molto affascinato da tutti i simboli spirituali universali che possono unire tutte le culture esistenti e tutti gli uomini di conseguenza che vogliono intraprendere questo viaggio verso la luce. Come si evolve il suo percorso artistico negli anni? Sotto un punto di vista puramente tecnico, io utilizzo l'acrilico perché rispetto all'olio mi permette di lavorare sul quadro in meno tempo ed è quello che ricerco, un vero e realizzare il quadro in poco tempo a seconda di quello che sento nell'immediatezza. E per quanto riguarda invece l'uso del metallizzato, io ci tengo particolarmente perché mi ha permesso di utilizzare l'oro, l'argento, il bronzo, che comunque hanno tutti, anche il rame per esempio, un simbolo estremamente forte, quindi li ritengo necessari per la mia pittura. Da cosa deriva la connotazione spirituale delle sue opere? Probabilmente dalla mia estrema curiosità, direi. Inizialmente curiosità nei confronti dei testi sacri e anche delle profezie dei vari maestri, dei vari mistici che hanno rappresentato certe verità universali, che poi ho letto, ho analizzato, studiato e compreso non solo a livello mentale, naturalmente nel tempo, e sono arrivato anche a concepire queste verità con lo spirito. Marco, alle sue spalle l'albero della vita, che cosa rappresenta per lei? L'albero della vita sicuramente è un simbolo molto forte che simboleggia per appunto la rinascita, il rinnovamento dello spirito e per di più una cosa a cui tengo molto, unisce praticamente tutte le culture spirituali del mondo. Che cosa vuol trasmettere con le sue opere a tutti coloro che verranno a visitare questa mostra? Sicuramente il fatto che un percorso del genere inizialmente può spaventare, magari lì per lì può sembrare tragico perché significa iniziare praticamente da zero, dall'ombra, dalle ceneri se vogliamo, però se scegli di intraprenderlo con tutte le tue forze significa che il tuo spirito ha fatto una scelta e quindi sarà inevitabile raggiungere la luce. Dopo il suo diploma, qual è il suo sogno? Che cosa vorrebbe fare? Il mio sogno è quello di lavorare come artista e di continuare ad essere tramite di queste verità. C'è qualcuno che vorrebbe ringraziare per questa mostra? Voglio ringraziare la mia ragazza, Zainab, che per di più è stata la curatrice di questa mostra. Ha scelto lei i quadri e la disposizione. Personalmente, anche se la mia mostra, devo dirlo, mi ha tolto il fiato. Inoltre voglio ringraziare Matteo Montani, artista romano, per aver scritto il testo critico in maniera eccelsa.